c'erano una volta due cani. In una viveva il signor Bruno, un bel coniglio marrone. In quella vicina abitava il signor Bigio, un coniglio grigio. All'inizio i due vicini andavano molto d'accordo e di mattina si salutavano con molta cortesia. Buongiorno signor Bruno, sta bene? Buongiorno signor Bigio, bella giornata, vero? Bella, bella, bellissima. Arrivederci. Arrivederci. Un bel giorno però, o piuttosto un brutto giorno, il loro rapporto di buon vicinato andò a rotoli. Il signor Bruno si arrabbiò. Ma guarda che sporcizia! Colpa sua, eh? Sempre colpa del signor Bigio. Qua mi tocca sempre pulire. È una vergogna! Tu piuttosto abbassa quella radio che non riesco neanche a sentirmi quando mangio le carote. E tu? Guarda tutti questi panni stesi. Li vogliamo togliere, non vedo più niente. Guarda tutto il paesaggio. Guarda, piuttosto prendi questo sapone e lavati perché puzzi. Guarda, adesso alla fine costruirò un bel muro, così almeno non ti vedo più. Perché? Basta, è troppo. Mi ha lanciato il sapone. Detto che puzzo, figurati. Adesso non ti voglio più vedere, Basta. Oh, io dalla tua parte, io dalla mia, un bel muro. Ma guarda, se mi deve costruire questo muro, ma che tipo di panico. Ma adesso gliela faccio io. Guarda il tuo muro dove te lo butto. No! Ma come ti permetti? Ma guarda che io devo. Ma guarda che ti faccio stare il mio destro. Ma io ti prendo per le orecchie, te le strappo. Tolgo la coda, Ti prendo per il codino. Non guarda, guarda che se mi avvicino ti metto nella coda. Ti do uno schiaffo. Guarda che al mio destro non hai resistito nessuno, e stai attento. E nel mentre due conigli litigavano, ecco sopraggiungere una volpe affamata. La pancia vuota, ma sento profumo di coniglio, guarda che i due neanche mi vedranno arrivare. Vado subito a prendermi, sarà una caccia facilissima. E così balzo. Le due conigli se ne accorsero subito. Nella tana, i due conigli furbescamente unirono le forze e scavarono una galleria che portava alla tana vicina, saltandone fuori e allontanandosi a tutta velocità. Così, quando la volpe terminò la sua caccia con un misero pugno di terra fra le zampe, i due conigli erano già molto lontani. E così, da quel giorno il signor Bruno e il signor Bigio tornarono di nuovo amici. Non bisticciano più, tranne quando, secondo loro però, è proprio indispensabile.